Quattro segni che non è amore. Allora, ovviamente prima di affrontare il tema iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e vediamo come vanno le cose. E vedo Rosy, ma ho capito, ma dopo 5 anni avrà già iniziato un'altra vita fondamentalmente, non puoi restare ancorata a un fantasma, cara Rosy, non puoi restare ancorata a un fantasma, perché quel fantasma lì non c'è più, cioè sta da un'altra parte, in un'altra dimensione, magari in un altro corpo, non ha senso, no? Cioè, purtroppo quando la vita finisce, finisce, punto, da un punto di vista fisico ovviamente. Quindi comunque dobbiamo tenere presente quando è amore e quando non è amore. E l'esperienza spirituale va oltre le leggi fisiche, va oltre le leggi fisiche. E per questo sono spesso invisibili agli occhi l'amore, no? Per questo spesso viene sottovalutato, no? Ma quando una persona ci ama, lo possiamo percepire. Lo possiamo percepire se abbiamo autostima. Perché lo percepiamo come una presenza piena di amore, piena di gioia, in cui ci sentiamo, nel quale ci sentiamo bene. E l'esperienza dell'amore è, l'amore vero, è un'esperienza, è uno stato d'animo speciale, è energia che si respira fondamentalmente ed è un'energia importante e questo ci fa capire che noi stiamo vivendo una relazione d'amore. Se invece non è amore, beh, ci sono altri segnali che ci dicono che quell'esperienza non è amore. In prima istanza, diciamo, come possiamo dire, il primo segnale lo sentiamo dentro noi stessi, proprio perché anche se stiamo assieme a quella persona, percepiamo, se vogliamo, una solitudine, la solitudine regna sovrana, ma non perché quella persona magari non è presente, perché magari è presente, presente anche costantemente, no? Vicino a te, è costantemente presente vicino a te, però tu percepisci, diciamo, come possiamo dire, una solitudine, percepisci uno spazio vuoto, percepisci, diciamo, come dire, uno scarso senso di sicurezza, uno scarso senso di fiducia in te stesso. Quindi questa è proprio la percezione che tu percepisci ed è fondamentale, no? Ovviamente questa percezione devi affrontarla. Salutiamo la mela, questa percezione devi affrontarla perché se non l'affronti, ne resterai succube, ne resterai schiava. Ovviamente devi tenere presente che spesso le persone che non ci danno amore ci fanno vivere magari in una gabbia dorata, no? Ma sempre una gabbia è. Perché tu spesso investirai il tuo tempo nel cercare di conquistare queste persone che poi non si faranno conquistare, non saranno mai disponibili per te, saranno sempre distanti, avranno sempre una risposta molto negativa. Quindi devi imparare, diciamo, a uscire fuori, no, da questo stato e prendere atto, osservare i segnali. Quando non è amore, deve avere la forza di chiudere, deve avere la forza di, se tu vuoi una relazione d'amore, ovviamente, perché dipende sempre, salutiamo la nostra Sissi 87, la vecchia. Dipende ovviamente da cosa desideri, da cosa vuoi, e questo è un punto fondamentale, no? Quindi, in primis, devi avere autostima per riuscire a percepire. Salutiamo Grineppo, la Grinettina, devi riuscire a percepire. Ecco, un altro segnale che quella persona non ti ama è che indossa un sacco di maschere, indossa delle maschere. Le maschere che cosa sono? Sono un volersi presentare
in modo totalmente diverso da com'è quella persona. Ora, noi ci presentiamo normalmente, come possiamo dire, sempre attraverso dei filtri, veniamo sempre percepiti attraverso dei filtri, perché non è che siamo percepiti. Diciamo, l'altra persona ci percepisce con dei suoi filtri, noi percepiamo l'altra persona attraverso i nostri filtri. Questo è un qualcosa di naturale, noi non vediamo mai la realtà per quello che è. Però ci sono alcuni casi in cui una persona deliberatamente, diciamo, o non deliberatamente, comunque utilizza delle maschere per cui tu credi che sia in un modo, ma in realtà è totalmente nel modo diametralmente opposto, no? Ad esempio, sono quelle persone che ti fanno promesse vane. Quindi una maschera è quella della deformazione della realtà. La deformazione della realtà o manipolazione della realtà viene spesso attraverso promesse vane che una persona ti fa. Salutiamo Roxy. Quindi quando una persona ti fa promesse vane, ti giura mora, amore eterno, se non sarà mora andrò all'inferno, per dire. E beh, questa promessa vana è, diciamo, il segno che questa persona non ti ama. È molto meglio una persona che ti dice, quello che ti fa promesse vane d'amore, diciamo, ah, ti sposerò, sì, non ti preoccupare, ci sposeremo. Molto meglio uno che dice, io non ho intenzione di per dire, no, non ho intenzione di sposarmi, non ho intenzione di fare questo, non ho intenzione di fare quello. E, come dire, mi mostro, salutiamo la nostra Patrizia Perotti. Mi mostro, diciamo, in modo aperto, no? Non ti prometto nulla che poi non posso mantenere o che non voglio mantenere. I manipolatori della realtà invece ti riempiono di promesse: faremo questo, faremo quello, sei la donna della mia vita, non vedo l'ora di renderti madre, oppure non vedo l'ora di renderti bisnonna, nonna, non lo so quello che sei, però, diciamo. Di fatto poi non fanno quello che dicono. Questo secondo me è uno dei segnali più forti che una persona non ti ama, perché il primo, come dicevo, è quello dell'utilizzo delle maschere. Se una persona utilizza una maschera, se una persona utilizza una maschera, è evidente che vuole, diciamo, mostrare un lato che non ha. Ovviamente, beh, sì, una persona che ti fa promesse vane, che ti dice qualunque cosa, ma poi non lo fa, questo è un dato di fatto che non ti ama, perché amore cosa significa? Amore significa desiderare la felicità dell'altra persona, ma desiderare anche la mia felicità. Quindi questo dobbiamo tenere presente, perché se non definiamo che cos'è l'amore, quindi non è amore chi sacrifica se stesso per la tua felicità, secondo me quello non ti ama, perché non ama se stesso. Cioè, faccio un esempio, una persona che rinuncia alla sua identità, rinuncia alle cose che gli piace fare per stare con te, diciamo che secondo me sì, tu dici che ti ama, ma è più un attaccamento perché rinuncia a quelle che sono le sue esigenze, no? Se, come dire, per lui è fondamentale, adesso faccio un esempio stupido, è fondamentale, che ne so, per dire, vivere al mare, faccio un esempio scemo, e per te viene a vivere in montagna, secondo me non ti ama perché rinuncia alla sua felicità. Se, adesso ho fatto un esempio stupido, non prendetela alla lettera ovviamente, ma se io rinuncio alla mia felicità per cercare di rendere felice te, non sarà mai un qualcosa di equilibrato. L'amore si può sviluppare quando la mia felicità coincide con la tua felicità. Io desidero che tu sia felice, cerco di fare di tutto affinché tu sia felice, ma senza rinunciare alla mia di felicità, perché altrimenti, come dire, divento un agnello sacrificale, no? Quindi, se tu rinunci ai tuoi sogni, come dice giustamente la Carampagnocca Patrizia Perotti, non è amore. Se tu rinunci ai tuoi valori per compiacere un'altra persona, non è amore. Lo facciamo soltanto per attaccamento, fondamentalmente. È per quello che noi non possiamo, secondo me, diciamo,
pensare o poter pensare di amare o di, diciamo, o di essere amati da chiunque, inteso come felicità. Eppure le persone non lo pensano, no, le persone vogliono conquistare a prescindere. Ma io lo amo, io lo amo, io voglio conquistarlo, ma poi tu vuoi conquistare, ma ti sei chiesta chi è questa persona, che caratteristiche ha, se tu poi per conquistarlo devi rinunciare a questa, a questa, a quell'altro, te ne pentirai amaramente. Infatti la maggior parte delle persone si separa, perché secondo me se un amore finisce in realtà non è mai stato vero amore. Perché se l'amore era vero dall'inizio, non finiva. Cioè, io credo che questo sia... Uno dice, vabbè, ma tutto cambia. Sì, tutto cambia, ma se l'energia dell'amore esiste dall'inizio, esiste. Se finisce, cioè, è perché probabilmente non era vero amore dall'inizio, fondamentalmente. Infatti, viviamo in un'epoca in cui le separazioni, diciamo, sono... Le separazioni sono la maggior parte, fondamentalmente, no, delle situazioni. E quindi questo è un dato di fatto. Però se noi, non c'entra colpa mia o colpa di un altro, non c'entra, a meno che una persona sia morta. Se una persona muore è così. Ma cioè, questo è un altro problema. Noi non possiamo amare chi non ci ama. Uno non può, ecco. Questa è un'altra cosa sbagliata, secondo me, che le persone credono. Allora, se tu vuoi amare e crederci a senso unico, puoi farlo, ma non devi avere nessuna aspettativa in cambio. Cioè, allora io amo, ma poi non mi lamento, fondamentalmente, perché l'amore deve avvenire e deve essere reciproco, no? È come dire, per sposarsi bisogna essere in due a volerlo, è per separarsi che si può essere da soli. Per sposarsi, inteso come amarsi, bisogna essere in due. Se uno ama, e questo è un altro grave errore che fanno le persone, amo anche per lui o amo anche per lei, quello non è un segnale d'amore. Cioè, se una persona non, come dire, non è allineata alle tue esigenze, quello non è amore. Io ero innamorata e ci ho creduto, ma è come dire, non puoi credere a qualcosa che non esiste, fondamentalmente. Tu puoi amare, ma allora non deve avere nulla in cambio. Io posso amare, che ne so, la principessa, come si chiama? Che non sta neanche tanto bene di salute adesso, quella inglese, Kate, che manco mi conosce, che manco so chi sono, però cioè non è che devo pretendere che lei ami me. Allora uno può amare chiunque, no? Uno può amare chiunque, fondamentalmente. Ma dobbiamo tenere presente questo. Quindi questo è un segnale, no? Che una persona, secondo me, non ci ama se ci vuol far fare delle cose che noi non vorremmo fare. Quindi un altro punto importante è quello: quando una persona ci fa fare delle cose che noi non vorremmo fare, cioè cerca di indurci, vabbè, ma adesso guarda che dobbiamo sposarci, vabbè, ma adesso guarda che dobbiamo andare in montagna. Cioè, è ovvio che noi, che deve essere un qualcosa di reciproco. Se la cosa funziona, diciamo, reciprocamente, allora è una situazione che può andare, che può funzionare, altrimenti secondo me no. Ecco, quindi un'altra caratteristica è quella. Un'altra cosa che secondo me è un segnale che spesso non riusciamo a percepire perché abbiamo paura, fondamentalmente, abbiamo paura abbiamo paura della solitudine, però è un indicatore molto forte, e quando una persona, diciamo, fondamentalmente sviluppa, è una persona che nei nostri confronti manifesta della rabbia, cioè la rabbia che non è detto che debba andare in ira, ma ci sono persone che ad esempio prendono atto, no, che cioè, hanno della rabbia in qualche modo verso di te, quindi lì l'amore è già esaurito da tempo, no? Rabbia vuol dire che ti squalificano, ti denigrano a ogni minima, diciamo, ogni minima situazione che non va, ti attribuiscono la colpa. Salutiamo Manuela, salutiamo la vecchia. Ti dicono, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, sei uno stronzo, sei qua, sei là.
Cioè chi manifesta rabbia di fatto non ti ama. Tra l'altro Thanatos è proprio l'energia opposta di Eros. No, Eros è Eros, Thanatos è Thanatos. E quindi dobbiamo imparare, diciamo, a riconoscere questa cosa. Dobbiamo imparare a riconoscerla, è un punto fondamentale, perché se tu riconosci le persone che con te sono sempre incazzate, incazzose, litiganti, certo, una discussione ci sta, uno dice se siete due per logici magari avrete una discussione, ma una discussione positiva. Cioè, ecco, quando uno dice, vabbè, ma lui è iperlogico, è normale, no? Perché io lo dico, no? Gli iperlogici hanno un rapporto simmetrico, ma quello è un rapporto simmetrico però costruttivo, no? Mi viene un esempio, la coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, no? Quelli nella fiction, perlomeno, nella fiction che facevano, che io da ragazzino guardavo ogni tanto comunque, erano più interessanti, istruttivi quei programmi lì delle puttanate di oggi comunque, che c'era, diciamo, delle troiate di oggi con questi qua lì, i troioni, lì come si chiamano, i tronisti, scusate. Quindi in quella fiction, diciamo, in quella fiction queste persone erano Sandra e Raimondo e battibeccavano continuamente, ma era un battibecco simpatico, era un battibecco simpatico, piacevole, era un battibecco interessante, vitale, giocoso, no? E quindi quello è una coppia di due persone iperlogiche, no? Rappresentano una coppia di due persone iperlogiche che però, diciamo, di fatto hanno una connessione. Di fatto hanno una connessione. E non è scaricare rabbia addosso all'altro, essere iperlogici. Ovviamente noi, se vogliamo vivere una vita sentimentale, affettiva, dobbiamo interagire, no, con questa persona e dobbiamo imparare a interagire. E dobbiamo imparare, diciamo, a creare un legame, fondamentalmente. Non so se avete letto Il Piccolo Principe, no? Però questo è un concetto che Antoine de Saint-Exupéry, in questo capolavoro, che secondo me è Il Piccolo Principe, ha espresso nel dialogo, diciamo, tra il piccolo principe e la volpe, no? Dove il piccolo principe dice, che vuol dire addomesticare? E lui dice, una cosa da molti dimenticata, vuol dire creare legami. E lui ci fa, creare legami. Certo, disse la volpe, tu fin d'ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 altri ragazzini, non ho bisogno di te, eppure neppure tu hai bisogno di me, io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi noi avremo bisogno dell'altro, tu sarai per me unica al mondo, io sarò per te unica al mondo. Quindi cosa vuol dire questo? E il piccolo principe dice, c'è un fiore, credo che mi abbia domesticato. Vuol dire che ci deve essere, no? Un'intesa reciproca, una volontà reciproca di interagire reciprocamente, una volontà reciproca di creare dei legami, che non è un legame di attaccamento, è un legame di interazione, perché è evidente che in una coppia o comunque quando si crea una relazione si devono creare anche dei rituali, fondamentalmente si devono creare anche dei rituali. Questo è un punto molto importante. I rituali vanno creati perché è tra virgolette l'addomesticamento, no? Creare delle abitudini è fondamentale. Se non si creano dei rituali all'interno di una relazione, se non si creano, ma un rituale può essere anche una telefonata, per dire, no? Se due persone non sono vicine, un rituale può essere anche una telefonata, restare in contatto telefonicamente. Sì, ti devi avvicinare piano piano, sì, certo. È interessante il dialogo tra la volpe e il piccolo principe. Comunque vuol dire proprio creare un rituale, no? Perché un rituale condiviso. Se in una relazione non ci sono rituali, vuol dire che tu, come dire, non, per te quella persona lì è sempre un'estranea, perché è evidente che quando
si crea una relazione di qualunque natura essa sia, anche una relazione di amicizia, per te quella persona lì, non è più una persona estranea, non è più una persona tra le tante, no? È come dire, è la persona con la quale hai messo comunque energia, hai messo forza, no? Quindi bisogna imparare a riconoscere, ma bisogna anche avere la voglia, fondamentalmente, bisogna avere la voglia, insomma, di fare questo. Questo credo che sia un'altra cosa importante e fondamentale. Perché l'amore è qualcosa che trascende anche, diciamo, la relazione meramente, diciamo, ad esempio, basata sulla sessualità. Perché la relazione meramente basata sulla sessualità diventa, diciamo, diventa un qualcosa che non ha, che poi alla fine non ha senso, no? Perché finita la festa, gabbato lo santo, no? Finita la relazione, non c'è più niente. Anche il troppo amore, no? Una persona che vive troppo attaccamento è un altro segnale che questa persona non ti ama. Perché l'amore prevede equilibrio. Quando hai a che fare con una persona che è troppo appiccicoso, tu sei troppo appiccicosa, sei come una patella sullo scoglio, beh, non è amore quello, anzi è molto, diciamo, distante, se vogliamo, questa situazione dell'amore, molto e molto lontano. Dobbiamo capirlo, no, questo, perché spesso invece le persone vanno alla ricerca di che cosa? Molte persone vanno alla ricerca di gelosia, no? Anzi, qualcuno dice non è geloso, quindi vuol dire che non mi ama. Ma in realtà Max parla come mia sorella, come tua sorella giovane, tu sei la vecchia, ma in realtà secondo me non è così, cioè secondo me non c'entra assolutamente nulla. L'amore prevede, diciamo, un intreccio che va oltre, diciamo, alcune cose. È il desiderare comunque che un'altra persona possa essere felice. Perché se tu impari a desiderare che un'altra persona possa essere felice e lo desideri veramente senza negare, diciamo, la tua felicità, perché è sbagliato anche negare la propria felicità, allora, diciamo, potrai vivere l'amore, tenendo presente che l'amore non è un mito, fondamentalmente. Non dobbiamo pensare che l'amore sia un mito, perché non è un mito. È qualcosa che esiste, ma dobbiamo comunque imparare a svilupparlo, a farlo crescere. È ovvio che nel deserto dell'anima il fiore dell'amore non attecchisce. Cioè nel deserto che fiori attecchiscono? Attecchiscono i cactus. No, avete presente i fiori del deserto, i cactus? Nel deserto dell'anima può attecchire un amore del cactus, fondamentalmente, no? Può attecchire un amore del cactus, l'anima deserta. Quindi vuol dire che una persona, poi ripeto, in tutte le situazioni, l'amore, ecco, noi non dobbiamo neanche confondere l'amore col sodalizio d'amore, perché secondo me quando due persone vivono, cioè il sodalizio d'amore va bene, nel vostro caso che siete anziane può andare bene. Nel vostro caso che siete anziane potrebbe andare bene, ma perché il sodalizio d'amore cos'è? È quando due persone, diciamo, stanno assieme magari da 70 anni, allora diventa un sodalizio d'amore, giustamente, no? Una coppia di ottantenni fondamentalmente, beh, non avrà più la parte passionale, ma avrà un sodalizio d'amore, un aiuto reciproco ed è giusto che sia così perché fa parte dell'evoluzione dell'amore. Ma quando si sviluppa il sodalizio d'amore, diciamo, che ne so, a 40, 50, anche a 60 anni, perché anche a 60 anni una persona dovrebbe comunque oggi perlomeno avere la passionalità, magari un tempo era diverso. Io ricordo mia nonna quando aveva 60 anni, mia nonna sembrava veramente una, non so, oggi neanche le novantenni, no, perché erano altri tempi, aveva
Era vedova, aveva il mugno bianco, i capelli di un colore che sembrava un po' la fata turchina, e poi se li rigirava sulla testa, aveva un coso qua sulla testa, sempre le scarpe basse, bassissime, i vestiti lunghi, i vestiti lunghissimi alla testimone di Geova, diciamo, quasi ai piedi, però diciamo era così a 60 anni. 40 anni fa più o meno qualcosa del genere e le cose funzionavano in questo modo, no? Non, magari non per tutti, però soprattutto una donna vedova che comunque non voleva assolutamente. Ecco, comunque, questo per dire che cosa? Per dire che comunque oggi magari si è spostato un po' là nel tempo, no? Anche voi che siete anziani, anche voi che siete anziani, diciamo, anche voi che siete anziane, diciamo, potete aspirare, diciamo, ad avere anche l'amore. Vabbè, oggi è vero, oggi c'è troppa volgarità, brava, brava, questo è anche vero, eh? Quello che dice la mela è anche vero, oggi è esattamente il contrario. Vai su TikTok e su TikTok vedi delle donne che avranno non so quanti anni, ma più di Matusalemme, e diciamo, e tu non sei anziana, sei la carampa gnocca. Patrizia Perotti, tu non sei anziana, sei la carampa gnocca. Vai su TikTok, vedi delle ottantenni che agghindate in modo obbrobrioso fondamentalmente, che fanno i balletti seminude, il balla che la vecchia che balla, vecchia balla su TikTok, non la vecchia, la nostra cristiana vecchia, però potremmo definire la vecchia balla su TikTok, la vecchia balla nuda su TikTok, la vecchia balla nuda su TikTok. Comunque, dicevo, nel deserto dell'anima non nasce il fiore dell'amore, no, l'amore e comunque non è neanche un amore tormentato, no? Ecco, se è tormentato non è amore. Se una persona ti tormenta, di fatto non è amore, perché, cioè, perlomeno quello che percepisci tu non è amore, e quindi non, di fatto basta che una persona venga meno, no? Perché molte persone anche qua confondono, no? Confondono le pene d'amore con l'amore, non come la nostra Sissi che confonde il pene, anzi il pippolo d'amore con l'amore. Il pippolo non è amore, ma in questo caso sto dicendo le pene nel senso di tormento fondamentalmente. Questo è un altro segnale, no? Che non è amore. Questo è un altro segnale. Se è un amore tormentato, non dovresti chiamarlo amore. È un qualcosa di tormentato, è una relazione tormentata. Ma non puoi darle la valenza dell'amore, perché è tutto, ma non è amore. L'amore non è neanche fragile, è abbastanza solido fondamentalmente, no? Poi ovviamente non esiste un unico tipo, cioè l'amore si può incarnare in diversi modi. L'amore è fondamentalmente un'energia che spesso non è che si debba incarnare in una relazione, diciamo, di un certo tipo, necessariamente una relazione di un certo tipo. L'amore è un'energia che si può incarnare in diverse modalità, però diciamo deve essere una modalità che comunque ti fa percepire uno stato di gioia, deve essere una modalità che ti fa percepire uno stato di felicità, perché se non ti fa percepire uno stato di gioia, se non ti fa percepire uno stato di felicità, allora è meglio che cambi, no? E allora inizi a pensare che l'amore è un mito, che l'amore non esiste, ma non è vero che non esiste, l'amore è energia, energia tangibile, quindi esiste. E come diceva anche Dante, che questa qua secondo me l'ha detta giusta, nel 33esimo del Paradiso, l'amor che muove il sole e le altre stelle, no? 33 del Paradiso, perché è vero, l'amore è comunque un'energia, che non è che sia un'energia, diciamo, come dire, l'unica energia che pervade l'universo, perché oggi vediamo che ci sono, anzi, oggi diciamo che direi che prevale Thanatos, se ci guardiamo un po' in giro, anzi, forse ha sempre prevaricato Thanatos su Eros, con tutto quello che succede, si vede. Però, comunque, questo non vuol dire che
l'amore sia un mito nel senso che non esiste, che sia qualcosa di irreale. Sicuramente la nostra psiche è complessa, no? Cioè non è che siamo, ci sono tante sfumature, per cui ognuno deve trovare il suo amore, l'amore giusto per lui, l'amore giusto per quella persona, perché esistono tanti amori che per qualcuno possono essere sbagliati, per qualcun altro possono essere giusti. E diciamoci anche le relazioni. Quello che per qualcuno è un problema, per un altro può essere una soluzione fondamentalmente, no? Ma non pensate che l'amore debba essere sacrificio. Anche qua, se è sacrificio, se tu ti stai sacrificando, ah, mi sacrifico per te, quello del sacrificio non è amore. E purtroppo anche quello del sacrificio non è amore. E dobbiamo renderci conto anche di questo. Quindi se tu riesci a cogliere questi segnali, è fondamentale, perché una volta che hai colto questi segnali tu avrai la possibilità di chiudere prima di perdere del tempo, no? Perché un altro fatto fondamentale è che il tempo è una delle cose principali che noi dobbiamo salvaguardare nella nostra vita, cioè usarlo nel meglio, perché facendo delle cose che ci piacciono, no? Se a te piace spalare catrame, vai a spalare catrame. Se ti piace fare un'altra cosa, fai un'altra cosa. Per quanto è possibile, cerca di fare delle cose che ti piacciono, delle cose che ti danno energia, delle cose che ti danno forza. E allora vedrai che potrai, diciamo, viverti l'amore. Ma cogli tutti questi segnali che ti ho detto, perché se ci sono questi segnali non è amore. Ma tu li potrai cogliere semplicemente se avrai una grande autostima. Altrimenti, se non hai autostima, sarai disposto al sacrificio, sarai disposto ad accettare cose che non accetteresti, sarai disposto a fare cose che non faresti, sarai disposto a viverti i tormenti, a restare dentro i tormenti. Quindi l'autostima è la condizio sine qua non, anche in questo caso. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai...